Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». È una storia di trasgressioni quella contenuta nel Vangelo di oggi. Due trasgressioni in particolare. Innanzitutto il lebbroso, contravvenendo la legge che lo emarginava, si avvicinò a Gesù supplicandolo. È un atto davvero di potente trasgressione contro la legge che lo metteva ormai come un separato a vita, perché certo il contagio avrebbe messo in pericolo tutta la realtà sociale. Tant'è che il lebbroso stesso, quando si avvicinava a un villaggio, un paese, una cittadina, doveva gridare «immondo, immondo» per permettere quel fuggi-fuggi generale. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Vai invece e mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma c'è un'altra trasgressione, quella di Gesù stesso. È Gesù che tocca il lebbroso. Si legge nel Vangelo: stese la mano, lo toccò. È fantastico questo. Dice non solo l'immediatezza della sua bontà, ma anche il crollo di ogni separatezza, di ogni divisione tra puro e impuro. È la trasgressione della legge. E dobbiamo riconoscerlo, fa un certo effetto pensare all'immagine di Gesù come uno che trasgredisce. Certo, non è uno che vuole porsi al di fuori della legge o contro la legge solo in modo sciocco, superficiale. È spinto da un amore per l'uomo. La versione della CIE che abbiamo ascoltato ci dice che ne ebbe compassione, ma un'altra traduzione sembra invece mettere l'accento su un altro verbo: si adirò. Non si adira certo contro questo lebbroso che non ha né colpa né pena, ma si adira contro quella legge che ostinatamente considera dei morti viventi tutte quelle persone intaccate da quella lebbra, da quella malattia. E allora, come oggi, sono tante le persone, addirittura le categorie sociali, intaccate da questa lebbra, da questa emarginazione. Non solo i soliti barboni, anche loro, le solite prostitute o i soliti accattoni, ma quante categorie di persone che vivono questa realtà di emarginazione, di restare quindi al di fuori della realtà sociale. E Gesù si china su di loro, Gesù li tocca con mano, Gesù si lascia contagiare più che dalla loro malattia, contagia con la sua forza di amore. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il tutto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Certo, assistiamo a una realtà in cui non siamo più spinti dalle grandi passioni, dalle forti emozioni. Si vive in un contesto di apatia, di indifferenza sociale, di una caduta di passione civile. Ma Gesù ci insegna a ribellarci a questa tendenza. Ci dice invece proprio che dobbiamo adirarci contro il male, contro ogni ingiustizia, per salvare chi è emarginato. E per far questo occorre entrare nella realtà quotidiana, immergersi dentro queste situazioni di sofferenza, di emarginazione, ribellarsi contro tutto quello che può considerare normale, mettere da parte tutte queste persone, ribellarsi quindi a ogni presunta normalità che invece nasconde una insopportabile disumanità.
Oh, che bello allora pensare che anche per noi è possibile, come Gesù, compiere questi gesti di diventare anche noi come Lui, capaci di condividere, di immergerci in questa realtà quotidiana. Oh, non dico che dobbiamo diventare degli eroi, non siamo chiamati a questo, ma certamente dobbiamo diventare più responsabili, più consapevoli, più umili, più capaci di questa condivisione di umanità. E allora scopriremo che quelle parole sono vere non soltanto per quel lebbroso, ma per ciascuno di noi. Sì, Gesù si avvicinò, lo toccò e disse: lo voglio, guarisci. Sia così anche per ciascuno di noi, sia così per questa umanità tante volte emarginata dall'amore, dalla bellezza, dalla salvezza dell'uomo.